Si avvicina la data della settimana della pace, Rondine questa mattina dà un contributo importante con gli studenti, una testimonianza in un settore che è vostro. Sì, la non violenza è una parola, è un concetto che non è sempre al vertice delle attenzioni culturali. A noi sembra ovviamente di sì perché la si pratica tutti i giorni a Rondine, i giovani hanno percorsi di non violenza, se non la si pratica non si passa dalla categoria di nemico ad amico, ma nell'incontro con le scuole ci sembra che possa essere data una grande forza, un messaggio per i giovani, gli adolescenti a imparare a convivere nelle classi, nelle scuole, nella città, nelle loro aggregazioni. C'è troppa violenza crescente, bisogna insegnare la non violenza. Partire dunque dai più giovani, proprio tra i banchi di scuola, è il punto di forza. È il punto di forza per avere poi nel tempo dei grandi frutti. In queste ore noi vediamo che Rondine ha il frutto meraviglioso di giovani ex nemici della Sierra Leone che si costituiscono insieme per debellare l'unico vero nemico, la malattia terribile dell'Ebola. Allora questo è il segno di come veramente un percorso di educazione alla non violenza possa dare quei frutti che tutti vogliamo, ma sui quali dobbiamo investire perché significa investire nei lunghi periodi che l'educazione richiede.